Ciao Marcone! Ciao! Senti, oggi siamo con uno sfondo spettacolare, Piazza del Duomo. Oggi siamo veramente in Piazza del Duomo, nella sede del Pistoia Blues Festival. Senti, lo sai, facevo un conto, probabilmente sono già state superate le 15.000 presenze in queste prime serate. Molto bello, molto bene. Sono contento per gli organizzatori che hanno messo su un bell'ambaradam. Ieri sera Morciba, sai una cosa? Arrivando ora mi sono chiesto come hanno fatto a svegliare tutta la gente che dormivano ieri sera, che si erano addormentati col concerto di Morciba, perché è stata veramente... Lei è bravissima, bellissima, ha una voce così soave che io sinceramente ho sbadigliato tutta la sera. Cioè non ti hanno fatto impazzire, vero? No, mi sono piaciuti, però magari l'avrei visti più volentieri un sabato pomeriggio piovoso in casa, una bellissima atmosfera, ma... Era dura restare svegli, solo sul finale si sono un po' riavuti, gli hanno tirato fuori un po' di grinta e insomma via, da ultimo ce l'hanno fatta. Però ho visto anche i super appassionati che erano molto rilassati, direi, concerto molto rilassato. Ecco, ora come sentiamo invece la piazza è animata, c'è ragazzini, turisti. Ora la piazza sì, vedi, sta andando, bambini, turisti, gente, che è molto bene, chiamano musica, senti. Senti, a proposito di musica, ma i piccoli eventi o grossi collaterali, le street band che girano per le sì, per la città? Molto bene, sono un po' anonimi forse. Forse sono un po', c'è stato un sacco di attività, però coordinamento è stato fatto un po' sì, che in realtà poi non si sa mai. Ieri sera per esempio tutti dicevano che c'era la proiezione della partita sul corso, però poi dopo non si vedeva, però poi c'era un certo punto, mi hanno detto che c'era una band che suonava su un terrazzo e sicché sono andato a vedere ho visto pochi attimi sinceramente. Però insomma comunque c'è questa gran bella città che fa, che è accogliente, fa da sfondo e chi viene ci sta bene e si gode questi attimi di pace. Senti, per raccontare il Pistoia Blues Festival non ti sei vista la finale ieri sera dei mondiali? Io la finale non me la sarei vista comunque, perché hai visto, sono problemi che non mi tangono. Mi è dispiaciuto un po' che ha perso l'Argentina, quello sì, perché per affinità di carattere sono molto più vicina agli argentini che alla Germania. Comunque ho notato una cosa e mi ha fatto un po' dispiacere, che in questo blues per ora nessuno ha neanche ancora sprecato una parola per quello che sta succedendo in Palestina, che è una cosa veramente atroce. In questo periodo tutto sembra bello, tutto sta funzionando bene, e invece ci sono un sacco di morti anche oggi, tutti i giorni, l'informazione non si sa bene cosa dice e cosa è comodo dire, però mi sembra che sia giunto il momento e qualcuno ponga fine a questa crudele situazione. Sono bambini che soffrono, gente che non ha nulla a che vedere né con la politica né con le religioni e che stanno veramente patendo da troppi anni ormai. Free Palestina. Senti, sei entrato in un argomento abbastanza caldo, però anche in Brasile siamo passati sopra alle situazioni che ci sono anche in Brasile. La situazione in Siria è dimenticata, ma anche quella è un'ecatombe. Sì. Sì, io penso che i potenti, se così si può chiamare questo gruppo di persone, poi si sa ormai è una lobby ristretta a una piccola cerchia che decidono le sorti del mondo, dovrebbero mettersi la mano sulla coscienza e vedere cosa accade realmente, perché se ci si vuole chiamare un popolo civile bisogna che questo strazio finisca a tutti i livelli. Ecco, ce ne ricordiamo soltanto quando un barcone si avvicina alla Sicilia. Capito, ci se ne ricorda solo in quel momento lì, non pensando neanche che sono disgraziati che sfuggono da un orrore inimmaginabile, un po' come è successo in tempo di guerra quando tutti cercavano di scappare, andavano in Svizzera, in America, dappertutto. Bisogna pensare che questo ora sta succedendo a loro. È estremamente importante trovare una soluzione a questo problema, anche a costo di rinunciare a profitti e introiti che vengono direttamente dal mercato delle armi. Senti, ti stacco un attimo da queste riflessioni veramente importanti. Stasera a Pistoia, in Piazza del Duomo. Stasera a Pistoia, allora abbiamo Bombino, musica del Sahara, Niger, che veramente mi sono guardato un paio di video prima di venire, ha un'energia veramente incredibile.
e dopo Jack Johnson, che sarà il primo concerto blues di questa manifestazione, credo. Primo? L'ultimo? Ma vediamo, quello vediamo. Comunque stasera c'è blues, musica dal Sahara e blues. Benissimo, e noi ci vediamo domani. Ciao Marcone. Ciao.